Giochiamo nel nostro istituto, questa iniziativa dell'Istituto Comprensivo Castellabate per Difumo, alla quale il Comune di Castellabate ha aderito attraverso il patrocinio e la fornitura di questi cappellini che questa mattina fanno bella mostra su tutti gli alunni partecipanti, i piccoli atleti in questa giornata di colore e festa qui al Campo Sportivo Carrano. Questa è stata una mattinata all'insegna del divertimento e dello sport. Noi siamo molto contenti come amministrazione di aver partecipato a questa manifestazione e collaborato direttamente con l'Istituto Comprensivo di Castellabate al fine della buona riuscita della mattinata e della manifestazione dedicata allo sport. I ragazzi sono entusiasti e c'è molto fervore per queste attività e ringraziamo chiaramente la dirigente scolastica e tutta l'organizzazione che ha consentito questa bella mattinata. Lo sport è un momento importante, è qualcosa che unisce i giovani e i ragazzi, soprattutto in età scolastica. È un progetto sport di classe che quest'anno per la prima volta del CONI e del MIUR è stato destinato ai bambini della quarta e quinta primaria. La sinergia con il territorio è fondamentale, un'istituzione scolastica collocata in un preciso territorio ha bisogno assolutamente dell'ente locale e a dire il vero quest'anno tutte le volte che ho bussato il comune ha risposto positivamente. Io stamattina sono rimasta veramente esterrefatta da tutto quello che è stato organizzato grazie proprio al comune di Castellabate, al comune di Perdifumo, alle associazioni del territorio che hanno partecipato con finanziamenti, ma alla presenza soprattutto del comune, perché stamattina qui è presente la dottoressa Martuscelli, è presente il delegato allo sport Marinelli e c'è quindi, mi sento insomma in compagnia, in una bellissima compagnia. Grazie veramente per tutto quello che state facendo per la nostra scuola e per i nostri ragazzi. Sono ragazzi del territorio che vanno accompagnati e vanno guidati in un momento particolare che è quello che stiamo attraversando. Lo sport è fondamentale, lo sport è inclusivo, quindi quello che riusciamo a fare noi, Istituto Comprensivo, con lo sport e con la musica non ci riesce con le altre discipline. In queste manifestazioni c'è sempre un po' di emozione, anche perché noi come insegnanti viviamo la scuola e questi eventi con molta partecipazione. E niente, questa è una manifestazione, diciamo, che viene organizzata stesso dal plesso e io fondamentalmente mi sono messa a disposizione per i bambini e per gli insegnanti. L'anno scolastico si chiude, finisce con una festa, deve finire con una festa, non con una recita, sì, o anche quello, per l'amor del cielo, va bene, però abbiamo notato che quando c'è il movimento sano, quindi lo sport per intenderci, l'attività motoria, abbiamo notato che esce il meglio dei bambini, senza competizione, e esce il meglio anche nei genitori in realtà, per cui sì, è una festa colorata con il movimento. Stare con i bambini è sempre un'emozione, infatti la nostra anima è proprio questa, è l'emozione che ci danno sempre, in qualsiasi momento. Qual è stato il gioco che ti è piaciuto di più? Mi è piaciuto di più tutti i giochi, però di più quello del bagnino, quello e anche quello del treno. E che cosa vuoi dire ai tuoi compagni di giochi oggi? Che è stato un bellissimo anno trascorso con loro, e come anche gli altri anni, e spero che alle medie potremo stare ancora insieme. Sì, mi sono divertita ed è triste lasciare le elementari, però questi giochi di fine anno sono stati belli.